the five champions of the 2012 Master Series were decided on the track of Castelletto di Branduzzo after a great weekend of challenges. More than 200 pilots from all over the world competed and gifted us with a great show and brilliant challenges. The first two rounds, held on the track of La Conca and Sarno, were not decisive enough to elect any champion. It was thus necessary to resort to Castelletto di Branduzzo to crown the champions of each category. Talking about a Mini 60 series, it is Leonardo Lorandi, Tony Kart driver from Brescia, to lead the overall standings. Leonardo has to fend off from the determination of the Spanish Eliseo Martinez, Hero driver, and of the Italian Pietro Mazzola, also behind the wheel of a Hero kart. Leading the ranks of the KF3 series is the English George Russell. The intrepid pilot will have to deal with compatriot Callum Millet and the Canadian Les Stroll. In KF2, it is the Dutchman Max Verstappen who is holding a claim for the trophy of the WSK Master Series. Following in his father's footsteps, in his debut in KF2, he swapped from CRG to Intrepid and gave ample demonstration of how a talent can grow regardless of his technical means. Thwarting the march of Verstappen is Felice Tiene, CRG, and English Tom Joyner at the wheel of an LH. In the KZ2 series, after two tight rounds, it is the English Jordan Lennox Lamb leading the standings, just a few points ahead of his adversaries. Behind the CRG pilot, the Italian Marco Zanchetta stands ready. The energy driver will attempt to charge for title in the last two finals scheduled on Saturday and Sunday. We surely cannot forget the exec Jan Midderla, third in the standings and aggressive behind the wheel of his Birel. Last but indeed first, it is the KZ1 series where great champions race. Marco Ardigo leads the standings before both the quick and treacherous Arno Koslinski, official pilot of PCR, and the insidious and fast teammate, Belgian Rick Dresden. This is what the stage of the weekend looks like when it is time to enter the track of Castelletto di Branduzzo. The asphalt will soon turn hot, as it did at Sarno just 2 weeks ago.
During the all categories free practice, after hundreds of kilometers ground under the wheels of the carts, the Mini 60 pilots were the ones to break the ice of the qualifications. The Italian Leonardo Lorandi scored his last pole position of the season, ahead of the Italo-American Delvin De Francesco and of the English. In KF3, it was yet an Italian driver to pull off the fastest lap of qualifications. Luca Corberi was ahead of everyone else with his Cosmic kart, preceding Alessio Lorandi on Tony kart and Carlo Millet on Zanardi. In KF2, the Dutch Max Verstappen confirmed once again his superiority. Behind the wheels of his Intrepid, Max pulled off the last pole of the season, ahead of both the Italian Paolo Ippolito and the Danish Niklas Nielsen, both on Cosmic. The battle for the last pole of the season among the KZ veterans was awesome. In KZ2, the British Jordan Lennox Lamb pulled off the best time. The CRG driver is first in the overall standings, just ahead of the Czech Jan Miderla on Birel and of the Italian Francesco Celentano. The latter has caused uproars of ecstasy into his fans during the splendid duel in Sarno 2 weeks ago. Finally, the queen of the categories, the KZ1. The challenge to conquer the last pole of the season boosted the Dutch Jory Pax ahead of everyone else. Driving a CRG, Pax won the pole with a perfect lap. Fabiano Federer on CRG and French Arnaud Koslinski on PCR came in behind the Dutch driver. Marco Ardigo was sixth. Among the new countries which surfaced in the motorsports world, Russia is almost the most prolific in new talents. It is maybe due to Formula One Petrov or to the astounding work by the Russian Federation, but today there are bunches of Russian drivers steadily growing. Soon, some of them might even debut in Formula One. Daniel Kvyat and Sergei Sirotkin are the most interesting names. The first, after the WSK experience, is currently driving in Formula Renault, where he recently dominated the 2 races in Monza. Sirotkin, once he matured his talent in WSK, made a landfall in the International AutoGP Series, standing out right at his debut and becoming the youngest winner in the history of the category. Nowadays, in the WSK Series, Russia is represented by the Komarov team that we introduce in this interview. I'm Sergei Chukanov, I'm from Komarov Racing Team. We are driving WSK in 2012. We have 4 drivers in KF2 and 2 drivers in KF3. In KF3 we drive with Sitnikov, who is really fast, and we are trying to do really good results, maybe win the championship. Also we have Stanishevsky, who is not so fast, but improving through the season. In KF2 we have 4 drivers. It's Rudakov, Korolevsky, Godovanyuk and Karpov. Karpov and Godovanyuk start this season from KF3 to KF2, so it's hard for them to drive now. But Rudakov and Korolevsky are good. As you know, Rudakov win some races in last season. So it will be interesting for us to drive the championship. We drive WSK because it, for our opinion, is one of the best championships in the world. So if you want to be faster, you should drive with WSK. Yeah, the motorsport in Russia are growing from year to year. Now more and more drivers start to drive in Italy in WSK. So every year we become faster and faster. Our goal for this season is always to win, the maximum.
Saturday was characterized by the qualification matches. After the free practice, decisive clues about the most promising claimants to the title could be spotted. In minute 60, Leonardo Lorandi remained focused throughout the day, fending off the attacks of his opponents. Max Futrell was excellent too. The English, sanctioned in Sarno for a contact with an opponent, showed his ability and his prowess on the track of Castelletto. The performance of James Poole, Peter Mazzola and Devlin DeFrancesco were also noteworthy. The KF3 results of the English Callum Millot and Luca Corberi were worthy of highlighting. The return to victory of Lorenzo Trevisanuto was an awesome surprise. Surprisingly enough, the leader of the standings, George Russell, stood in the background. In KF2, Felice Tiene, with two victories, sends a strong message to Max Verstappen. The Dutchman wins the heats of Sunday morning, answering with grace to Tiene's challenge. In KZ2, Jan Miderla wins both the qualification matches, with Marco Zanchetta and Francesco Celenta right at his heels. They promise an hard-fought battle for the last two. Finally, the KZ1, which in the first two rounds of qualification is utterly dominated by Italians, thanks to Fabian Federer, official CRG driver from Bolzano. The top of the standings met with some difficulties. Marco Ardigo came in fourth position twice. Rick Dresen didn't do any better and Kozlinski was not able to complete the second qualification. Following here is a collection of spectacular images that we recorded during the numerous qualification rounds. From the qualifying hits right to the first pre-final, the minute 61. Devlin DeFrancesco takes command of the race right from the first lap. The Italo-American driver is ahead of Mazzola, Mortono and Sebastiano Fernandez, author of an excellent start. The challenge has been heated up right off the bat when the Italian Pietro Mazzola took the lead of the race in the second lap, with Max Futrell following and DeFrancesco in third position. Once in the lead, Mazzola forced a raging rhythm on the race, but Futrell and DeFrancesco remained at his heels. Leonardo Lorandi surged up from the back alleys of the race by gaining positions lap after a start from the sixth row. During the fifth of eight laps, Devlin DeFrancesco overtakes Futrell and gains the second position. The Englishman loses his clear head and is passed by the competitor James Poole. The race rages on like this up until the end, when Leonardo Lorandi stops his onslaught, conquering the third place behind Pietro Mazzola and Devlin DeFrancesco. These latter two were protagonists of a final dash, which was won by 72 thousandths of a second by Mazzola.
1960 to KF3, which was divided into two groups. In the pre-final A, Luca Corberi boosted forward right from the front row. The Cosmic driver had no problem in disposing of his opponents, especially of Alessio Piccini, who had started beside him. Behind Corberi, Martin Kodrick, Alex Palou and Dorian Boccolacci popped up. While in the lead, Corberi pushed the race with a vexing rhythm. Behind him, Alex Palou successfully attacked Kodrick to the second position. Kodrick paid Palou back in the following lap, regaining his former place. Even if the positions of the top of the race were stable within a few laps time, the comeback from the end of the standings of Simone Cunati was a beautiful one. The Comer driver recovered from the 16th position up to the 5th place. The positions didn't really change until the end of the race. Luca Corberi won ahead of Martin Kodrick and Alex Palou. In the pre-final B, Russian Nikita Sitnikov started from the pole position. The Comer of team had the English Callum Millet right at his side. The race was beautiful but fought, with Alessio Lorandi starring as a top-notch protagonist. The baby race driver, starting from the second row, managed to take the lead during the first few laps. Behind him, the English Callum Millet gained the second position after his overtake of the Russian Sitnikov. The Canadian Lance Stroll drove skillfully throughout the race. The Dino Chiesa driver, starting from the fourth row, kept a great rhythm, eventually placing his Zanardi in fourth position. English George Russell, leader of the standings, crept in the shadows of the background, finishing only ninth. In the end, it was Alessio Lorandi winning with almost 3 seconds of vantage on Illet and 4 on Sitnikov. The KF2 pre-final started with Max Verstappen in pole position and Felice Tiene at right from the start, Verstappen didn't really have any issue in keeping his position, taking the lead of the race. Behind the Dutch driver, the top kart's driver Kevin Lavelli, followed by CRG driver Felice Tiene. The challenge for the victory was never really fought, with Max Verstappen prompting the race with his highly performing laps and speeds. Lap after lap, the intrepid pilot gained vantage on his pursuers. In just 3 laps, Kevin Lavelli and Felice Tiene had to make do with the challenge for the second place. This duel was won by just a handful of milliseconds by Lavelli. The Englishman Tom Joyner came in fourth. It will be the last round of finals to decide who will be the champion of each category. We start from minute 60, where the would-be champions amass upon each other for the last sprint. Pietro Mazzola, behind the wheel of his hero kart, is in pole position. At his side, Devlin DeFrancesco on top kart. The two were the protagonists throughout all of the weekend. With them, also Leonardo Lorandi, at the wheel of a Tony kart, takes the second row next to James Poole. Lorandi takes off like a rocket, conquering the lead of the final race. Behind him, the beautiful dash of Eliseo Martinez carries him from the fourth row to the second position, behind Lorandi. Mazzola, Rijker and DeFrancesco follow. On the second lap, Mazzola attacks Martinez for the second place. Martinez and DeFrancesco fight a harsh duel for the third place. Once in command and taking advantage of the melee behind him, Leonardo Lorandi surges forward, taking the long distance on the group of pursuers. Over time, the head of the race thins out and gaps among pilots open up. On the finish line, Leonardo Lorandi triumphs with almost 2 seconds on Antonio Mazzola and Delvin DeFrancesco, third. On the podium, the satisfaction of the three protagonists. With this success, Leonardo Lorandi becomes champion of WSK Master Series. In KF3, starting from the pole position, is the brother of Leonardo, Alessio Lorandi. Next to the baby race pilot is the Cosmic driver Luca Corberi. Behind them, Callum Millet and Martin Kodrick line up in the second row.
At the green light, Alessio Lorandi mimics his brother and flies ahead, conquering the head of the race. Behind him, the English Ilott takes the second position, followed by the Russian Sitnikov, the Canadian Stroll and Martin Kudryk. Lorandi tries immediately to gain some serious vantage. Ilott is indeed a very dangerous opponent. Behind them, Lance Stroll attacks Sitnikov successfully and conquers the third position with his Zanardi. The challenge for the third place is hot, and during the third lap, the Croatian Martin Kudryk joins the fray. The standings leader, George Russell, will end the race in seventh position and will have to kiss the champion title goodbye. It is now Ilott leading the standings, even if at the end of the pre-final, Ilott was excluded from the rankings due to a technical non-compliance with his kart. Thanks to the demanding pace imposed by Alessio Lorandi, the head of the race thins out, and in the closing laps, Lorandi, Ilott and Kudryk just have to manage their advantage. Alessio Lorandi wins the last final and goes on the podium with the English Callum Ilott and Croatian Martin Kudryk. Now the sport courts will decide whether to assign the title to Lorandi or to Ilott. From KF3 to KF2, with a quick Max Verstappen starting from pole position. Beside the Dutch driver, we find Kevin Lavelli, while Verstappen's direct rival in the championship, Felice Tiene, is right behind him in the second row. When the race starts, Verstappen leaves no hope to the opponents, winning the lead in front of Felice Tiene, Kevin Lavelli, Tom Joyner and the Polish Karol Ba. The tactic of Max Verstappen is well known. Whenever the Dutch driver takes the lead, he pushes ever harder on his kart. This is what happens now, where Verstappen, with a series of fast laps, opens up a good gap, while opponents can do nothing to contrast him. With his strategy, Verstappen is able to take off and just drive alone in first position in just a few laps time. Behind him, the duel for second place is between Kevin Lavelli, Felice Tiene and Karol Buzz, with wild cards turning up at every each corner. From the back alleys, the Swedish Robin Hansson, starting on the 20th grid position, overtakes his adversaries and gains the 6th place. A noteworthy recovery. During the 12th or 20 laps, Kevin Lavelli calls it quits, abandoning the fight for the second step of the podium. This just leaves Karol Buzz and Felice Tiene to compete for the second position. Eventually, a great Max Verstappen conquers both the victory and the title, ahead of Karol Buzz and Felice Tiene. A great satisfaction for a pilot who, right now, has no real opponents. I'm really happy to win the Master Series. I never won this one before. And I want to say thank you to Intrepid and GFR Engines for the great support they gave me. And we show that we are really fast in Cave 2. The first of the two KZ2 finals finds the Czech driver Jan Miderla in pole position. Beside him is Alberto Cavalieri's Birel BRM. Behind them, Riccardo Negro and Marco Zanchetta start from the second row. Miderla has no problems in taking the lead in front of Cavalieri, Zanchetta and Negro, with Celenta chasing. Miderla shows everybody's Birel speed, earning a security advantage in just a small time. Behind him, the English Lennox Lamb offers a great show. Seventh at the end of the first lap, he makes a beautiful comeback that will place him in second, just when three laps are missing to the end of the race. Beside Lennox Lamb's, another revamp is noteworthy, the one by Francesco Celenta, which places his Birel in the third position. On the finish line, Jan Miderla wins the first final, ahead of Lennox Lamb and Francesco Celenta. In final two, Jan Miderla, starting from the pole position, and the Lithuanian Sismas Jodrovicis beside him. Behind them, Matteo Ghidella and Francesco Celenta. The green lights leave everybody doubtless. It is Miderla gaining the lead, but this time the Czech driver must reckon with the Italian Francesco Celenta, driving his very same kart. During the second lap, the Italian driver overtakes the Czech one, taking the lead of the race. Behind Jodo Virsis, we can find Matteo Ghidella and Lennox Lamb, who, once again, is over of a nice revamp, which takes him from the 5th to the final 3rd place.
In the first positions, the challenge for victory remains hot until 3 laps from the end, when Francesco Celenta is able to kiss Mederla goodbye by gaining almost a second of advantage, thus ensuring him the victory. On the podium, the great satisfaction of Francesco Celenta at the second success in the Masters, while the champion's crown goes to the English Lennox Lamb. I'm very happy to take the championship home for CRG, and Maxter is a really positive thing for us, as the engines are prepared from home, not from any tuner, so it's a really positive thing for the KZ department in Maxter. The consistency has been very good all through three races, so we're really happy to be consistent and very strong, and we hope a very good race in the Euro Series. Finally, the KZ1 goes live with its first final. Federer confirms his ability right off the bat. The pilot of Bolzano takes the lead ahead of Jory Pex, Marco Ardigo and Yannick de Brabander. On the finish line of the second lap, the Brabander attacks Ardigo and earns the third place. The several times 20 car champion has some difficulty in keeping the same rhythm as the head of the race. And while the first three positions fly away, Ardigo struggles to contain the attacks of Patrick Hayek and Bas Lammers. The first to pass under the flapping checkered flag is Fabiano Federer, who wins the first final with a second advantage over Jory Pex. The third place is occupied by the Belgian Yannick de Brabander. In the second and last final, the KZ1 Dutchman Jory Pex springs forward from the pole position with the Belgian de Brabander at his side. Fabiano Federer and Bas Lammers start from the second row. Jory Pex keeps his edge and conquers the head of the race right from the start. Federer, Hayek and Paolo De Conto are behind the CRG driver. Once in the leading position, Jory Pex heightens the pace of the race, causing Federer to fall behind, even if throughout the weekend he was able to keep impressive lap times. Behind him, the Brabander and Paolo De Conto managed to keep behind them the Italian Ardigo. Luckily for him, his direct rivals in the rankings are not able to do any better. Kozlinski is sixth, while Dresen is out of the race. Under the checkered flag, Jory Pex captures the last victory of the Master Series ahead of Fabiano Federer and Yannick de Brabander. On the podium, the satisfaction of Pex, Federer and de Brabander, while Marco Ardigo, with fifth place, celebrates his first seasonal champion title. I'm really pleased to have won this championship. It's a good start for me and for the team. We hope that the WSK Euro Series will begin in the same way. At the end of the third and final round of WSK Master Series, the standings go like this. The Mini 60 champion is Leonardo Lorandi with 154 points. Second placed, Pietro Mazzola with 135 points. Eliseo Martinez third with 95 points. The KF3 champion is the English Callum Millet with 157 points. Second placed, Alessio Lorandi at 147 points. Third place for English George Russell with 133. In KF2, the title goes to Max Verstappen with a lead of 220 points. Second place for Felice Tiene with 135 points. The English Tom Joyner, third, with 67 points. In KZ2, WSK Master Series champion is the English Jordan Lennox Lamb with 159 points, followed by Jan Mederla with 127. Third place for Francesco Celenta with 121. Finally, the Queen category, the KZ1, crowns Marco Ardigo champion of the WSK Master with 119 points, followed by the Dutch Jory Pex with 103 points. WSK will be back on track the next 15th of April on the International Circuit of Naples for the first Euro Series 2012 round.
pista di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia ad eleggere i 5 campioni della WSK Master Series 2012. Grazie ad un fine settimana di grandi sfide rese spettacolari da oltre 200 piloti provenienti da ogni parte del mondo. I primi due round, disputatisi sulla pista della Conca e su quella di Sarno, non sono riusciti ad assegnare i titoli. Così, Castelletto di Branduzzo si è ritrovata ad incoronare i campioni di ciascuna categoria. A partire dalla 60 Mini, nella quale il bresciano Leonardo Lorandi su Tony Kart guida la classifica generale. Per la vittoria del titolo, Leonardo dovrà tenere a bada la determinazione dello spagnolo Eliseo Martinez su Hero e del siciliano Pietro Mazzola, sempre al volante di un Hero. Nella KF3 a comandare la classifica è l'inglese George Russell. Il pilota dell'Intrepid dovrà giocarsela con il connazionale Callum Ilott ed il canadese Lance Stroll, entrambi su Zanardi. Nella KF2, a pretendere il prezioso trofeo che la WSK Promotion ha preparato per i campioni, è l'olandese Max Verstappen. Il figlio d'arte, passato dalla CRG all'Intrepid e debuttante nella KF2, ha dato una bella dimostrazione di come un talento può crescere indipendentemente dal mezzo tecnico a disposizione. A contrastare la marcia di Verstappen ci penseranno il nostro Felice Tiene, CRG, e all'inglese Tom Joyner al volante di una LH. Tra gli esperti piloti della KZ2, dopo due round molto combattuti, è l'inglese Jordan Lennox Lamba a primeggiare una classifica molto corta. Alle spalle del pilota della CRG troviamo infatti il nostro Marco Zanchetta, il pilota trevigiano della Energy, tenterà l'assalto al titolo nelle ultime due finali previste il sabato e la domenica. Con i due piloti citati non possiamo dimenticare anche il ceco Jan Midra, terzo in classifica e molto efficace al volante del suo Birel. Infine la classe regina, quella dei grandi campioni che vede il pluricampione della Tony Kart, Marco Ardigò, comandare la classifica generale davanti al grintoso e veloce Arnaud Kozlinski, pilota ufficiale della PCR, e l'insidioso e velocissimo compagno di squadra, il belga Rick Dresden. Questo il quadro della situazione al momento di entrare in pista a Castelletto di Branduzzo, su un asfalto che presto si surriscalderà, esattamente come quello di Sarno 15 giorni fa. We'll be right back.
Dopo centinaia di chilometri coperti dalle prove libere per tutte le categorie, sono i piloti della 60 Mini a inaugurare le qualifiche con il bresciano Leonardo Lorandi, che mette a segno l'ultima pole della stagione, precedendo nell'ordine l'italo-americano Delvin De Francesco e il britannico James Paul. Nella KF3 è stato ancora un pilota bresciano a spuntare il giro più veloce delle qualifiche, Luca Corberi. Ha piazzato il suo Cosmic davanti a tutti, precedendo nell'ordine Alessio Lorandi su Tony Carter e l'inglese Callum Ilott su Zanardi. Nella KF2 è stato ancora una volta l'olandese Max Verstappen a ribadire la propria superiorità. Al volante del suo Intrepid, Max ha staccato l'ultima pole della stagione, precedendo nell'ordine il senese Paolo Ippolito ed il danese Niklas Nielsen, entrambi su Cosmic. Bellissima la battaglia per l'ultima pole della stagione tra gli esperti piloti della KZ. Nella KZ2 è stato il britannico Jordan Lennox Lamb a staccare il miglior tempo. Il pilota della CRG, al comando della classifica generale, ha preceduto il ceco Jan Midra su Birrell ed il campano Francesco Celenta, che al volante del suo Birrell sulla pista di Sarno aveva mandato il suo pubblico in visibilio dopo una splendida duello vinto da Celenta. Infine, la classe regina, la KZ1, nella quale la sfida per conquistare l'ultima pole della stagione ha messo le ali all'olandese Jorik Pex. Al volante di un CRG, Pex ha conquistato la pole con un giro perfetto. Alle spalle del pilota olandese sono giunti nell'ordine il bolzanino Fabiano Federer su CRG e Arno Kozlinski, che ha portato il suo PCR al terzo posto. Solamente sesto Marco Ardigò. Tra le nuove nazioni che negli ultimi anni si sono affacciate al motorsport, la Russia è tra le più prolifiche di nuovi talenti. Sarà per merito del pilota di Formula 1 Petrov o per un buon lavoro fatto dalla Federazione Russa, sta di fatto che oggi ci sono diversi piloti russi che stanno crescendo bene e che presto si potrebbero affacciare alla Formula 1. Daniil Kvyat, Sergei Sirotkin sono i nomi più interessanti. Il primo, dopo la VSK, è approdato nella Formula Renault, nella quale ha recentemente dominato le due gare di Monza. Sirotkin, una volta maturato il proprio talento nella VSK, è approdato nella serie internazionale dell'AutoGP, imponendosi al debutto e diventando a soli 16 anni il vincitore più giovane della storia della categoria. Oggi la squadra russa della VSK è rappresentata dal team Komarov, che vi presentiamo in questa intervista. Ciao a tutti, sono Sergei Shukanov del Komarov Racing Team e nel 2012 facciamo il VSK con 4 piloti in KF2 e 2 in KF3. In KF3 abbiamo Sitnikov, che è un pilota molto veloce e con il quale proveremo a fare dei buoni risultati, magari vincere un campionato. Poi abbiamo anche Staniszewski, che non è così veloce, ma migliorerà durante la stagione. In KF2 i nostri 4 piloti sono Rudakov, Korolevski, Godovaniuk e Karpov. Karpov e Godovaniuk sono passati questa stagione dalla KF3 alla KF2 e per loro è dura, ma Korolevski e Rudakov vanno bene. Rudakov in particolare ha già vinto qualche gara nel VSK lo scorso anno e potrebbe lottare per il campionato. Abbiamo scelto il VSK perché ci sembra uno dei migliori campionati al mondo. Se vuoi diventare uno dei più veloci, devi guidare nel VSK. Il motorsport in Russia cresce di anno in anno e sempre più piloti cominciano guidando in Italia, nel VSK. Ogni anno diventiamo sempre più veloci. L'obiettivo della stagione è vincere, il massimo.
La giornata del sabato è stata caratterizzata dalle manche di qualifica che, dopo le prove cronometrate, hanno dato le indicazioni decisive sui veri pretendenti il titolo per ciascuna categoria. Nella 60 mini, Leonardo Lorandi si è mantenuto concentrato per tutta la giornata del sabato, rintuzzando bene gli attacchi degli avversari. Ottimo anche Max Futrell, l'inglese sanzionato a Sarno per un contatto con un avversario, ha fatto capire che è capace di vincere anche con merito. Positive anche le gare di James Poole, Pietro Mazzola ed Elvin Del Francesco. Nella KF3 a primeggiare sono stati i risultati ottenuti dall'inglese Callum Elot e dal bresciano Luca Corberi. Bello anche il ritorno alla vittoria di Lorenzo Travisanutto. Per contro, in ombra è apparso il capo classifica George Russell. In KF2 Felice Tiene con due vittorie di manche manda un messaggio forte a Max Verstappen, che però gli risponde la domenica mattina imponendosi in una delle ultime manche. Nella KZ2 è Jan Midra a concentrare le vittorie in entrambe le manche di qualifica, con Marco Zanchetta e Francesco Celenta che si mantengono nella scia del pilota ceco e promettono battaglia nelle ultime due finali. Infine la KZ1, che nelle prime due manche di qualifica parla italiano grazie a Fabian Federer, il pilota di Bolzano, ufficiale CRG. In leggera difficoltà sono apparsi i pretendenti il titolo. Marco Digò è giunto al traguardo due volte in quarta posizione. Rick Dresden non ha fatto meglio e Kozlinski non ha portato a termine la seconda manche. A seguire una raccolta delle immagini più spettacolari che abbiamo girato durante le tante gare di qualifica. Dalle manche di qualifica alle prefinali, partendo dalla 60 mili che scatta con l'inglese Max Futrell in pole position e Devlin De Francesco al suo fianco. È De Francesco che prende il comando della gara già dal primo giro. Il pilota italo-americano precede Mazzola, Mortono, Futrell e Sebastiano Fernandez, autore di un ottimo avvio dalla quinta fila. La sfida si surriscalda fin dai primi giri con il siciliano Pietro Mazzola che si prende il comando della gara dal secondo giro con Max Futrell che lo segue a ruota ed è Francesco al terzo posto. Una volta al comando Mazzola impone alla gara un ritmo scatenato, ma Futrell e De Francesco gli rimangono incollati alle spalle, mentre è bella la rimonta di Leonardo Lorandi che, partito dalla sesta fila, giro dopo giro guadagna posizioni. Al quinto degli otto giri previsti, Devlin De Francesco scavalca Futrell per la seconda posizione. L'inglese perde lucidità e si fa passare anche dal connazionale James Poole. Si procede così fino all'ultimo giro, quando Leonardo Lorandi mette fine alla sua rimonta conquistando il terzo posto alle spalle di Pietro Mazzola,
e Devlin De Francesco, protagonisti di una volata che Mazzola vince per 72 millesimi di secondo. Dalla Mini alla KF3, divisa in due gruppi. Nella prefinale A è il bresciano Luca Corberi a scattare dalla prima fila. Il pilota della Cosmic non ha problemi a regolare gli avversari al via. Primo fra tutti Alessio Piccini, che gli partiva al fianco. Alle spalle di Corberi si piazzano Martin Kodrich, Alex Palù e Dorian Boccolacci. Mentre al comando Corberi impone alla gara un ritmo scatenato, alle sue spalle Alex Palù attacca con successo Kodrich per la seconda posizione. Kodrich ricambierà nel giro successivo, riprendendosi il secondo posto. Se davanti le posizioni si stabilizzano in pochi giri, da dietro è bella la rimonta di Simone Cunati. Il pilota della Comer, partito dalla sedicesima posizione, rimonterà fino al quinto posto assoluto. Le posizioni che contano non cambieranno più fino alla fine della gara, che vedrà Luca Corberi vincitore davanti a Martin Kodrich e Alex Palou nell'ordine. Nella prefinale B della KF3 è stato il russo Nikita Sitnikov a partire dalla pole position. Il pilota del team Komarov aveva al suo fianco l'inglese Callum Ilott. La gara è stata bella e combattuta, con Alessio Lorandi a fare da protagonista assoluto. Il pilota della Baby Race era scattato dalla seconda fila e nel corso dei primi giri è riuscito a prendere il comando. Alle sue spalle si portava l'inglese Callum Ilott, che superava a sua volta il russo Sitnikov. Da sottolineare anche la bella gara del canadese Lance Stroll. Il pilota di Dino Chiesa, partito dalla quarta fila, ha tenuto un gran ritmo, collocando alla fine il suo Zanardi in quarta posizione. In ombra l'inglese George Russell, capo classifica della KF3, solamente non alla sua posizione finale. Al termine è Alessio Lorandi a vincere con quasi 3 secondi di vantaggio su Ilott e 4 su Sitnikov. Infine, la prefinale della KF2, con Max Verstappen a partire dalla pole position e Felice Tiene al suo fianco. Alla partenza Verstappen non ha problemi tutti, prendendo il comando della gara. Alle spalle del pilota olandese si piazza il top kart di Kevin Lavelli, seguito dal CRG di Felice Tiene. La sfida per la vittoria sembra non avere storia, con Max Verstappen capace di imprimere alla corsa una velocità elevatissima che giro dopo giro stacca progressivamente il pilota dell'Intrepide dagli inseguitori. Nel breve volgere di 3 giri a Kevin Lavelli e Felice Tiene non resta altro che la sfida per il secondo posto, che il cronometro assegnerà a Lavelli per una manciata di millesimi. Al quarto posto l'inglese Tom Joyner. Saranno le finali dell'ultimo round ad assegnare i titoli in tutte le categorie. Partiamo dalla 60 mini, dove sono davvero tanti i pretendenti al titolo 2012. In pole position parte Pietro Mazzola, al volante del suo Hero, al suo fianco Devlin De Francesco su Top Kart. I due sono stati protagonisti per tutto il fine settimana e con loro anche Leonardo Lorandi, che al volante di un Tony Kart scatta dalla seconda fila accanto all'inglese James Poole. Al via è proprio Lorandi che parte a razzo, conquistando il comando della finale. Alle sue spalle bellissimo lo scatto di Eliseo Martinez, che dalla quarta fila si porta alle spalle di Lorandi. Seguono Mazzola, Reicher e De Francesco. Al secondo giro Mazzola attacca Martinez per il secondo posto, mentre dietro Martinez e De Francesco danno vita alla sfida per la terza posizione assoluta. Una volta al comando e approfittando della bagarre alle sue spalle, Leonardo Lorandi cerca la fuga allungando sul gruppo degli inseguitori. Col passare del tempo la testa della gara si allunga e i distacchi tra i piloti aumentano. Al termine è Leonardo Lorandi a trionfare con quasi 2 secondi di margine su Antonio Mazzola e Devil De Francesco, terzo classificato. Sul podio la soddisfazione dei 3 protagonisti. Con questo successo, Leonardo Lorandi si laurea campione della WSK Master Series. Il campionato è andato molto bene, abbiamo iniziato a lavorare subito molto bene da Lecce e soltanto a Sarno abbiamo avuto qualche imprevisto. Poi anche qui ci siamo riusciti a riconfermare e ora stiamo già pensando all'Euro Series, ai risultati che vogliamo avere e quindi andremo giù con la voglia di vincere.
Con questo successo, Leonardo Lorandi si laurea campione della WSK Master Series. Nella KF3, a partire dalla pole position, è il fratello di Leonardo, Alessio Lorandi. Accanto al pilota della Baby Race troviamo il pilota della Cosmic, Luca Corberi. Dietro Callum Ilott e Marty Kodric chiudono la seconda fila. Al via, Alessio Lorandi imita il fratello e si invola al comando della gara. Alle sue spalle l'inglese Ilott si prende la seconda posizione, seguito dal russo Sitnikov, dal canadese Stroll e da Martin Kodric. Al comando Lorandi cerca subito la fuga. Ilott è un cliente molto pericoloso. Alle spalle dei due piloti citati, Lance Stroll attacca Sitnikov con successo e porta il suo Zanardi in terza posizione. La sfida per il terzo posto è molto accesa e nel terzo giro si inserisce anche il croato Martin Kodric. Il pilota della Ripley Fly Motorsport riesce a portare il suo FA al quarto posto nel corso del quarto passaggio. Il capo classifica George Russell, al settimo posto, deve dire addio al titolo, che ora è nelle mani di Ilott. Anche se, dopo la prefinale, Ilott è stato escluso dalla classifica finale a causa di una non conformità tecnica riscontrata all'arrivo. Anche in questa occasione, grazie al ritmo scatenato imposto da Alessio Lorandi, la testa della gara si sgrana e negli ultimi giri Lorandi, Ilott, Kodric non rimane altro che gestire il proprio vantaggio. L'ultima finale la vince con merito Alessio Lorandi, che sale sul podio con l'inglese Callum Ilott ed il croato Martin Kodric. Ora sarà il giudice sportivo ad assegnare il titolo tra Lorandi e Ilott. Dalla KF3 alla KF2 con il velocissimo Max Verstappen che schiera il suo Intrepidi in pole position. Al fianco del pilota olandese troviamo Kevin Lavelli, mentre il rivale diretto di Verstappen nella classifica del campionato, Felice Tiene, scatta dalla seconda fila. Al via è Verstappen che non lascia speranza a nessuno degli avversari, conquistando il comando davanti a Felice Tiene, Kevin Lavelli, Tom Joyner ed il polacco Karol Batz. La tattica di Max Verstappen è nota. Il pilota olandese, una volta al comando, violenta il cronometro con una serie di giri veloci di fronte ai quali gli avversari restano come intontiti. Con questa tecnica, in pochi giri, Verstappen prende il largo e gestisce in solitaria la sua prima posizione. Alle sue spalle resta il duello per il secondo posto con Kevin Lavelli, Felice Tiene e Karol Batz a giocarsela ad ogni curva. Da dietro è degna di nota la bella rimonta messa in scena dallo svedese Robin Hansson, che dalla 20ª posizione al via riesce a conquistare il 6° posto assoluto. Al 12° dei 20 giri previsti, Kevin Lavelli esce dalla sfida per il secondo gradino del podio, lasciando a Karol Batz e Felice Tiene la sfida per la seconda posizione finale. Al termine è un grandissimo Max Verstappen a conquistare la vittoria e il titolo, precedendo sul traguardo rispettivamente Karol Batz e Felice Tiene. Una grande soddisfazione per un pilota che, al momento, non conosce avversari, un talento in piena crescita e sicuramente promettente. La prima delle due finali della KZ2 vede schierato in pole position il pilota ceco Jan Midra. In partenza Midra non ha problemi a conquistare il comando davanti a Cavalieri, Zanchetta e Negro, con Celenta ad inseguire. Davanti Midra mette in mostra tutta la sua velocità e del suo Virel, conquistando in breve tempo un vantaggio di sicurezza. Dietro lo spettacolo è offerto dall'inglese Lennox Lamb, che, settimo alla fine del primo giro, si rende protagonista di una bellissima rimonta che lo vedrà conquistare il secondo posto a 3 giri dal termine della gara. Alle spalle di Lennox Lamba, un'altra bella gara con rimonta di Francesco Celenta, che piazza il suo Virel in terza posizione. Al termine è Jan Midra ad aggiudicarsi la prima finale davanti a Lennox Lamb e Francesco Celenta. Nella seconda finale Jan Midra scatta dalla pole position, al suo fianco il lituano Simans Judovaris. Alle loro spalle Matteo Ghidella e Francesco Celenta. In partenza non ci sono storie, è Midra che prende il comando, ma questa volta il pilota ceco deve fare i conti con il campano Francesco Celenta, che, a parità di mezzo, nel corso del secondo giro lo passa portandosi al comando.
Dietro Ludovisis precede Matteo Ghidella e Lennox Lamba, che si rende ancora una volta protagonista di una bella rimonta che lo porterà dal quinto al terzo posto assoluto. Davanti la sfida per la vittoria resta accesa fino a tre giri dalla fine, quando Francesco Celenta decide di salutare Midra, conquistando un secondo di vantaggio che gli garantisce la vittoria. Sul podio la grande soddisfazione di Francesco Celenta al secondo successo nella Master, mentre la corona di campione va all'inglese Lennox Lamb. Infine la classe regina, la KZ1, che vive la prima finale con Fabian Federer a scattare dalla pole position e l'olandese Jorik Pex al suo fianco. È Federer che conferma il suo potenziale al via della finale. Il pilota di Bolzano prende il comando davanti a Jorik Pex, Yannick de Brabander e Marco Ardigò. Al termine del secondo giro, de Brabander attacca Ardigò e guadagna il terzo posto. Il pluricampione della Tony Kart fatica a tenere il ritmo imposto dalla testa della gara, e mentre i primi tre scappano via, Ardigò fatica a contenere gli attacchi di Patrick Hayek e Bas Lammers. Sotto la bandiera a scacchi è Fabian Federer, che va a vincere la prima finale con un secondo di vantaggio su Jorik Pex, al terzo posto il belga Yannick de Brabander. La seconda e ultima finale della KZ1 vedrà scattare dalla pole position l'olandese Jorik Pex con il belga de Brabander al suo fianco. Fabian Federer e Bas Lammers scattano dalla seconda linea. Al via Jorik Pex non si fa sorprendere, conquistando la testa della corsa. Alle spalle del pilota della CRG troviamo Federer, Hayek e Paolo De Conto, autore di una buona partenza. Una volta al comando, Jorik Pex imprime alla gara un ritmo elevato, tanto che Federer, velocissimo in tutto il fine settimana, non riesce a tenere lo stesso passo. Dietro De Brabander, Paolo De Conto si tengono alle spalle un Marco Ardigò che si deve accontentare della quinta posizione. Per sua fortuna i rivali in classifica non fanno meglio di lui. Kozlinski è sesto, mentre Drezen è fuori gara. Sotto la bandiera a scacchi, Jorik Pex coglie l'ultima vittoria della Master Series davanti a Fabian Federer e Yannick de Brabander. Sul podio la soddisfazione di Pex, Federer e de Brabander, mentre Marco Ardigò con il quinto posto festeggia il suo primo titolo stagionale. Sono veramente soddisfatto di aver vinto questo campionato, è un buon inizio per me e per la squadra, e speriamo che il VSK Euro Series inizi allo stesso modo. Al termine del terzo ed ultimo round della VSK Master Series, le classifiche dicono che nella 60 mini il campione è Leonardo Lorandi con 154 punti, al secondo posto Pietro Mazzola con 135 punti, terzo Eliseo Martinez con 95 punti. Nella KF3 l'inglese Callum Elliott e Alessio Lorandi sono appaiati in testa alla classifica in attesa del verdetto del giudice sportivo. Al terzo posto l'inglese George Russell con 133 punti. Nella KF2 il titolo va a Max Verstappen, che porta a casa un bottino di 220 punti. Al secondo posto Felice Tiene con 135 punti. Terzo l'inglese Tom Joyner con 67 punti. Nella KZ2 il campione VSK Master è l'inglese Jordan Lennox Lamb con 159 punti, seguito da Jan Midra a quota 127. Terzo posto per Francesco Celenta con 121 punti. Infine, la classe regina, che incorona Marco Ardigò, campione VSK Master con 119 punti. Secondo l'olandese Jorik Pex con 103 punti. Al terzo posto il francese Arnaud Kozlinski con 92 punti. La VSK ritornerà in pista il prossimo 15 aprile sul circuito internazionale di Napoli per la prima prova della VSK Euro Series 2012.